Beh, io sono, ve lo dico subito, molto emozionata, ma veramente, perché io c'ero quando è stato fatto il Cefriel. Non mi fa tanto piacere dirlo perché evidentemente è un segno di età, però c'ero e so le difficoltà che abbiamo vissuto per far nascere il Cefriel. La difficoltà che il paese, e sono le stesse che il paese vive ancora adesso, difficoltà di tipo burocratico. C'era una grande volontà di far nascere il Cefriel, ma ci abbiamo messo un sacco di tempo, perché in realtà le difficoltà erano tantissime. Vorrei ricordare anche, davvero sono emozionata, ci sono due persone che hanno fortemente contribuito alla nascita di Cefriel e che non ci sono più. Una naturalmente Marisa Belisario e l'altro un grande amico, Fausto Plebani, che è mancato recentemente. Io penso, che questo applauso glielo dobbiamo. Sono emozionata, quindi sono anche sfrontata, perché venire a parlare di innovazione tecnologica a casa vostra, devo dire, sono proprio anche sfrontata, quindi cercherò di farlo un po' a modo mio. Schiaccia. Se vuoi schiacciare. Allora, è chiaro che noi parliamo di innovazione in un contesto che presenta discontinuità. Io vi dirò anche delle cose molto scontate, per cui magari andiamo velocemente in un mondo che presenta delle fortissime discontinuità con il passato, no? Globalizzazione, crisi economica finanziaria, cambiamenti profondi, tra l'altro, del mix sociodemografico globale, l'accelerazione delle nuove tecnologie, soprattutto di quelle che studiate qua. Non ho bisogno di dire che cos'è la correlazione tra spese in ricerca e sviluppo e crescita del PIL. I paesi che hanno creduto e investito prima nella innovazione che ha portato maggiore produttività e ha portato maggiore crescita sono quelli che naturalmente hanno visto anche accelerare la crescita del loro PIL. Quali sono le tecnologie dirompenti per i nuovi trend? Le conoscete meglio di me, dal mobile internet all'internet delle cose, la robotica avanzata, eccetera, che hanno cambiato anche paradigmi di consumo consolidati, hanno veramente cambiato il modo in cui le aziende, guardo Simone Battiferri in particolare, si devono interfacciare con i loro clienti. La cosa che però mi preme di più dire, se tu schiacci, è che complessivamente comunque tra il 2002 e il 2012 la spesa in ricerca e sviluppo è cresciuta di circa il 70%. Questi sono gli investimenti in ricerca e sviluppo mondiali, stiamo parlando di miliardi di dollari, è cresciuta tra il 2002 e il 2012, se non sbaglio, di circa il 70%, e vedete che percentualmente è aumentato il contributo degli investimenti privati rispetto al mondo degli investimenti pubblici, cosa che io personalmente considero anche un fatto positivo. La cosa però che mi sembra ancora più interessante è vedere dove sono stati spesi questi soldi, perché questo è profondamente cambiato. Qui il più o meno l'arco temporale è lo stesso, qui va dal 2002 al 2014. Allora, rispetto a quella spesa globale di cui abbiamo parlato prima, gli Stati Uniti in realtà sono calati dal 37 al 31%, l'Europa dal 26 al 22%, la Cina è cresciuta dal 5% al 18%, vuol dire che non si limita più soltanto a produrre, cioè ad avere produzioni di grande volume di basso valore aggiunto. Il Giappone è calato dal 14 al 10%, l'India è più o meno, no, è dal 2 al 4%, e invece il Sud America è rimasto, e non credo davvero che sia un dato positivo, è rimasto stabile. Quindi la collocazione geografica della spesa in ricerca e di sviluppo è profondamente cambiata e continuerà a cambiare, cambia proprio la geografia dell'innovazione. Cambia anche il modo di fare innovazione, no? Io credo che voi ne siate un grandissimo esempio, avete capito prima, siete degli antesignani sul fatto di aver capito come cambia il modo di fare innovazione. Noi siamo passati negli ultimi 10 anni, lasciatemi dire, da un modello di R&D centralizzata a un modello di R&D aperta, di ricerca e sviluppo e di innovazione aperta al contesto che la circonda, aperta al fatto di poter
avere competenze cross di cui nessuna azienda può davvero disporre integralmente. Quindi l'R&D centralizzata certamente resta all'interno dell'azienda, di solito è posizionata, e lo sappiamo, dove si trovano gli headquarter della società, che è un segno evidentemente di importanza della ricerca e sviluppo rispetto alla testa della società, però anche all'interno dell'azienda molto spesso l'innovazione non è più concentrata soltanto in una R&D centrale, ma viene distribuita nelle varie unità operative. Se io penso all'ultima organizzazione di Enel, Enel ha nei due grandi silos di competenza, che sono la generazione e la distribuzione, ha dentro nei silos una grandissima capacità di innovazione. Quindi la R&D era più centralizzata, viene distribuita all'interno dell'azienda, si apre al resto del mondo, si apre attraverso partnership di lungo termine con le università, si apre attraverso il crowdsourcing, progetti industriali congiunti, collaborazione pubblico-privato, e si apre anche, poi vi citerò un esempio di Enel, nei rapporti col mondo delle start-up, nella presenza nei paesi dove l'innovazione è più forte, per esempio Israele, nell'accesso a tecnologie che non sono immediatamente inerenti al core business, ma sono adiacenti, pensando appunto a come dire, un tema di competenze cross, pensando a un tema di adiacenza di business rispetto al proprio core business. Quindi cambiano le modalità di fare innovazione. E dove stiamo noi? A me questo davvero, adesso ci sono due o tre slide che mi dispiacciono profondamente, perché 20 anni fa avremmo potuto dire esattamente le stesse cose. Cioè, come dire, non è cambiato granché. Siamo al 15° posto tra i paesi mediamente innovatori, quindi siamo sotto la media europea. Gli occupati nel settore della ricerca e sviluppo sono al di sotto di quelli della media europea. Abbiamo un basso numero di brevetti depositati e purtroppo le esportazioni ad alta intensità tecnologica, questo forse è l'unico dato nuovo ma non buono, negli ultimi 3-4 anni sono calati dal 9 al 6%, quindi esportiamo, ma esportiamo minore valore aggiunto di quanto esportassimo prima. Perché? E i motivi, così come il risultato è sempre lo stesso, le considerazioni sono sempre le stesse, i motivi sono sempre gli stessi. In parte il nostro sistema produttivo, costituito da piccole e medie imprese, e questa frammentarietà e questa difficoltà delle imprese a coagularsi per diventare un po' più grandi, per crescere un po' di più, porta anche ad avere un minor peso nei settori manifatturieri. Noi siamo sempre il secondo paese manifatturiero in Europa, ma abbiamo un minor peso nei settori manifatturieri che però richiedono innovazione e alta tecnologia. Quindi c'è un tema anche di imprese, non c'è dubbio. Speriamo che un po' delle innovazioni che il paese sta provando a portare avanti in termini davvero di modifiche strutturali possa anche togliere qualche alibi alle imprese, e quindi spingerle ad avere un processo di aggregazione più significativo. E poi abbiamo un processo, come dire, un processo inefficiente sia quanto al tema di organizzazione delle risorse, abbiamo mancanza di infrastrutture sia materiali che immateriali. Non abbiamo incentivi, non abbiamo finanziamenti, ogni tanto si dice che non abbiamo larga banda, abbiamo una bassa crescita delle imprese innovative, distanza tra università e imprese, mismatch ancora tra domanda e offerta. Peraltro voi dovreste saperlo, ma secondo la CGA di Mestre mancano 9.500 diciamo esperti in tecnologie dell'informazione, in tecnologie digitali rispetto alla richiesta del mercato. Guardo voi perché dovreste saperlo più di me. Quindi, peraltro, i motivi per cui nacque Cefriel sono buoni ancora oggi. Questo è un segno valido, un segno positivo. C'è poi un tema che riguarda la formazione ed è un tema che riguarda davvero voi profondamente. C'è un'obsolescenza rapidissima delle competenze, c'è una richiesta di professionalità sempre più complesse e c'è la nascita di nuove figure professionali.
In parte è dovuto naturalmente al fatto che molte tecnologie sono state disruptive rispetto anche alle tecnologie del passato, no? E quindi c'è un tema di aggiornamento continuo delle competenze. Ho letto una cosa che mi ha colpito moltissimo. Pare che chi si laurea negli Stati Uniti sia consapevole del fatto che nel momento in cui si laureerà il 65% delle opportunità professionali saranno diverse da quelle per cui si è laureato. Cioè c'è un tema veramente profondo di obsolescenza delle competenze. E questo richiede naturalmente che tutti noi, imprese, università, istituzioni, spingiamo su un tema di formazione continua e ci metto le imprese per prime, perché è inutile che le imprese parlino di sostenibilità, di corporate social responsibility, di tenuta nel tempo, se non si preoccupano di avere momento per momento il miglior capitale umano possibile, quello formato secondo le esigenze dell'azienda. È molto più facile cambiare una linea produttiva che non cambiare una linea di dirigenti in un'azienda. Ci vuole molto tempo ovviamente per fare la seconda cosa, ci vuole molto meno tempo per fare la prima. Quindi le imprese devono assumersi la loro responsabilità per quello che riguarda il tema del capitale umano e la formazione continua del capitale umano. Ecco, vorrei raccontarvi tre esperienze di Enel in questo settore. La prima non riguarda le università, ma riguarda gli istituti tecnico-professionali con i quali Enel ha stipulato una convenzione in collaborazione con il MIUR. Voi sapete che è uno dei nostri problemi quello di avere una struttura di istituti tecnico-professionali debole. Noi abbiamo stipulato appunto in intesa col MIUR un accordo con una serie di istituti sparsi sul territorio e 145 ragazzi di questi istituti, è partito quest'anno il progetto e naturalmente noi speriamo che diventi rolling, quindi che vada avanti poi negli anni. Per il quarto e il quinto anno questi 145 ragazzi faranno per ciascun anno 800 ore di formazione in azienda. Finiti due anni di scuola faranno un altro anno di apprendistato in Enel, si chiama apprendistato avanzato, ma soprattutto secondo me si chiama rapporto vero scuola-impresa. Ovviamente noi speriamo che questi 145 ragazzi vengano poi tutti assunti in Enel, perché questo è l'obiettivo, è quello di avere, non è filantropia, è il fatto di avere dei ragazzi che possano entrare nelle nostre strutture già formati per quelle che sono le esigenze di Enel, quindi formarli prima e non formarli dopo. Evidentemente è stato fondamentale comunque il decreto che ha abbassato l'età sotto i 18 anni, perché altrimenti non avremmo potuto fare gli ultimi due anni. Questo è un progetto molto importante che riguarda appunto gli istituti tecnico-professionali. Ce n'è un altro che è Enel Lab, che riguarda invece le start-up, un modello simile a quello che fa anche Telecom, che riguarda start-up nel settore delle clean technology, e anche in questo caso noi cerchiamo di finanziare non tanto le società, cerchiamo di finanziare il modello delle competenze e l'innovazione che queste società possono portare al nostro paese, non solo al nostro paese, perché questo è rivolto a tutto il mondo Enel. È finanziato con 18 milioni di euro, ciascuna startup può avere fino a 650 mila euro di contributi, più uffici, più assistenza. Per ora ne abbiamo selezionate 7 nel settore delle clean technology, ma anche nel settore dell'ICT, perché per esempio per noi riuscire a fare monitoraggio predittivo sulle reti usando big data, pattern eccetera diventa fondamentale. Allora, avendo citato queste esperienze di Enel, proviamo a tornare. Ho saltato, questa la saltiamo, sono i modelli di innovazione. Allora, che cosa dobbiamo fare? Che cosa dobbiamo fare? Lo sappiamo benissimo, il problema è che non l'abbiamo mai fatto. Questo è un paese che, come sempre, rischia di morire di analisi. Dobbiamo incentivare gli investimenti in innovazione. Dobbiamo sostenere lo sviluppo delle start-up e delle piccole imprese innovative. Dobbiamo rafforzare la cooperazione tra ricerca e industria, e voi da questo punto di vista davvero siete una storia di riferimento per il nostro paese, e dobbiamo orientare la cultura del paese verso l'innovazione e il cambiamento. Torno un attimo alle parole di Alfonso di prima, no? Bisogna
avere coraggio, guardare avanti, non mollare. Sono 7 anni di crisi, ma insomma la supereremo. Grazie molto.